Siamo a Messina, di fronte a noi l'ingresso del porto e le navi da crociera sul molo che va verso la stazione centrale. C'è una nave da crociera principesse del Pacifico e qui di fronte a noi altri due giganti del mare da 300 metri della compagnia Carnival. Oggi un evento particolare qua nel porto di Messina a seguito dei problemi che ci sono in Egitto. Una nave è stata dirottata qui a Messina e questa domenica in giro nella città c'erano ben 7.000 sbarchi di turisti e quindi la città è invasa dai turisti, nonostante già da 4 mesi la stagione turistica è già iniziata qui a Messina. Questo è un giorno di massimo confusione per quanto riguarda anche le strutture ricettive che sono rimaste sorprese da quest'altro arrivo e quindi abbiamo qua 3 navi da crociera, anche di grandi dimensioni, che sostano, hanno fermato gli ormeggi, hanno fissato gli ormeggi e stanno aspettando il rientro dei passeggeri anche da località come Taormina e Tindari e alcuni vanno anche sull'Etna. I taxi sono finiti quasi subito. Messina ha una dotazione di circa 100 taxi, 50 appartengono a una cooperativa di taxi con un servizio di radio taxi e altri 50 sono dei privati, ma 100 autobus, 100 taxi per mediamente 4-5 posti sono soltanto 400 turisti accontentati. Qui abbiamo oggi 7.000 turisti, quindi alcuni di questi non erano neanche organizzati per i pullman. Quindi circa 5.000 turisti sono rimasti in giro per la città, oltre una quota che normalmente punta verso Taormina o l'Etna. Quindi oggi qui a Messina, in questa domenica di settembre, anche se pioveva, abbiamo avuto in città circa 5.000 turisti più. C'è da considerare il personale di bordo che scende anche per fare dei piccoli acquisti, quindi si tratta sempre di oltre 5.000 persone in giro nel centro storico, con quasi tutti i negozi chiusi, con i taxi quasi tutti a Taormina e con pochissimi altri mezzi a disposizione come i trenini che fanno il giro turistico storico della città e qualche carrozzella antica, storica e quindi non c'è neanche disponibile neanche un servizio per affitto e noleggio dei motorini. Insomma, oggi è stata una giornata di particolare difficoltà per la gestione di questi 7.000 sbarchi.